Ecco, guardatemi, la mia guida, salvate la mia guida, salvate il soldato orizzontale. Sì. Vai, Ale, sì, ciao, a posto. Ecco ragazzi, questo video tutorial di come non fare... andare in bivacco, non per essere una guida. Non essere una guida. Adesso abbiamo provato da questa parte, ma non è stato un grande successo. Andiamo su di là. Facciamo... Tieni, for you. Rifornimento. Ottimo. Cazzaro. Ah, oddio, crampo. Bella, sei pronta? Aspetta. Perché devo stringere qua l'armatura. Ok. Ma dov'è che l'hai messo il toast? Ah, ok. Va bene. Non mi chiedere dove sono le cose, perché le scoprirò una volta arrivata. Ok. 1, 2, 3, ready? Let's go. Allora, noi siamo arrivati a questo bivacco, devo dire, non senza poche fatiche. Esatto. Per l'ultimo tratto, perché veramente... il sentiero non era segnato e era tutto pieno di neve, quindi abbiamo fatto molta fatica. Però siamo arrivate e niente, la view è spettacolare. Adesso ci facciamo un mega appetizing. Bella, questo è il nostro super aperitivo, birrette, salami, formaggi, olive, tarani, un po' di roba, la maionese di avocado alla fine l'ho fatta. Sei felice? Sì, tanto. Top. E big view, veramente stupendo. Tipo, se vuoi venire a fare il video con me, ma ti ho chiuso dentro. Oh, ci sarà un motivo. Boh, va bene. Beh, io ti guardo. Ma come mi guardi? Cosa sei a fare qua allora? Supporto morale. Va bene. Bella a tutti ragazzi, benvenuti. Ciao, esatto, in un nuovo video. Siamo qua al bivacco degli Slavazzi in Val di Fiemme. Aspetta, ecco. E praticamente siamo partite, vabbè, stamattina siamo partite da Trento. Abbiamo parcheggiato da Ziano, c'è una stradina. Ziano di Fiemme. Da Ziano di Fiemme c'è una stradina. Comunque vi lascio le coordinate GPS del parcheggio dove abbiamo parcheggiato. Così lo trovate subito. Da lì partite e c'è un sentiero che vi porta a il bivacco, è una baita. Com'è che si chiamava? Chiusa, non c'aveva nome. Vabbè, questa è chiusa. Rip. Come? Ma no, ma non quella, quella dove abbiamo incontrato i ragazzi. Vedi di un po' di fette, mi raccomando. Un po' di pepe, ya, butta un po' di pepe. Guarda, sale, boh. Aspetta. La B. Ba? Vabbè. Ok, abbiamo controllato. Era baita, baita bambesta. Una baita super carina. Non ci sono posti letto, non si può dormire, però è stupenda. E c'erano lì dei ragazzi che stavano facendo una grigliata. E niente, poi da là... il sentiero per arrivare qui, che erano altri 300 metri di dislivello, in tutto più o meno erano 600. 300 per arrivare alla prima baita e 300 ulteriori per arrivare al bivacco.
sono stati abbastanza impegnativi, devo dire. Esatto. Perché non c'era un sentiero, non so se... Se c'era il sentiero, poi c'è stato un bivio. Un giusto? Bivio, dove noi siamo andati a destra. Dove c'era questa strada che saliva sulla destra, mentre l'altra andava dritta. Cioè, molto probabilmente quella giusta era quella dritta. Però non c'erano indicazioni, quindi... Non aspettatevi indicazioni, non vi aspettate neanche un cartello. Vabbè, non andate a destra. Ok. E quindi niente, abbiamo... abbiamo fatto freestyle. Freestyle nella neve. E nel bosco. Nel bosco e alla fine dopo 2 ore tipo, dall'altra baita, sì, siamo arrivate. E niente. Mi raccomando, se accendete il fuoco e usate la legna, fate anche la legna. Giusto. Quindi adesso faremo la legna. E dimostrazione pratica di come si fa la legna. Ok. Riuscire. Strano. Ma secondo me devo spaccarlo prima. Ok, ora... Con il suo bastoncino. Vai! Yeah! Sti cazzi, sto diventando una mostra buscata! Sì, sì! Senza feedback! Bom! Altro? Basta! Chiudiamo, hai già 2 bastoncini? 3? Wow! Sì, sì, no, ma... Bel bottino! Anche che poi in realtà potrei anche farlo con i piedi, però è più divertente! È talmente facile che potrei farlo anche con i piedi! Ma vieni a provare! Sì, sì, adesso ci provo. Occhio alla scarpetta. Esatto. Primo errore da non fare. Vado, Occhio, Qua c'è una Marti che sta leggendo il giornale. Esatto. Il nostro fuocherello. Molto carino. Pronta? Vai. E... Ale! Va bene lo stomacchino. Con questo freddino, viva il prosecchino. Madonna. Beh, bello, dai, prosecco. Settimana enigmistica adesso. Sì, vedi, sì. Poi ho portato anche... Il giorno. Sì. Oh! Sì. Cos'è che c'è scritto? La prepotenza ti rende forte per un giorno, l'umiltà per sempre. Restate umili. Bella, mi piace. È bellissima. Sì. È proprio bella. Sì, sì. Per noi, umiltà. Umiltà. E cosa vuol dire per noi essere umili? Mettere i sassi sotto le ruote perché il freno a mano è rotto. Sì! Sì, bella. Sta raga, andando! Non si vede niente, vabbè. Noi stiamo provando a fare i popcorn.
in questa padella, sperando che vengano. Comunque questa è la situa, già di un accampamento. Saranno sfigati. Aspetta, aspetta, aspetta. Senti. Oh, oh, stanno venendo, stanno venendo. Bella. Poppicorni. Perfetto. Settimana linguistica. Candelina. Over the top. E Martina. E Martina. Beh, ovvio, ovvio. E Martina. Adesso proveremo a fare il ciobar. Ciobar. Senza latte. Ciobar e acqua. Proviamo quello intanto. Ed è subito last Christmas. Sì. Niente, stiamo andando a dormire. Fa un caldo africano. Fa un caldo. Madonna, Africa baby. Infatti, questo proprio per decorazione. E nulla. Ci vediamo domani mattina. Esatto, vediamo. Se è caldo anche domani mattina, soprattutto. Lo scopriremo. Good morning, Vietnam! Figo. C'era un mirtillo della grappa di ieri. Vabbè, più buono. Morning, sunshine! Morning! Aspetta, ok. Beh, devo dire che la notte in questo bivacco è stata calda, non come africana. L'ultima volta, calda africana. Alla fine abbiamo deciso di rimanere qua anche per pranzo. E quindi niente. Sacrificando adesso... la cena. Esatto, di ieri sera. Che poi sacrificando. Niente, adesso ci beviamo questo coffee solubile. Buonissimo. Esatto. Ecco qua il nostro pranzetto con la nostra cuoca. La nostra polentina. Esatto. Giustamente trentine per un motivo, no? Guarda che bello. Già. In statazzo c'è stato tè, acqua, cioccolata, vino, prosecco, birra, vino, vino, prosecco, vino, prosecco, prosecco. Al nostro pranzetto. Esatto. Che hai fatto tu, ovviamente. No, insieme. Polenta, fagioli, cannellini non guerlotti. Un buon la differenza. Ma sono due tipi diversi. Okay. Oddio. E funghi, formaggio ovviamente e vino rosso. Marzemino del Trentino. Vabbè. Buono. Proprio buono. Approved. Adesso mi spieghi la differenza dei fagioli. Sì, va bene. No, no, tranquilla. Bene, andiamo a fare un bivacco tour oggi che c'è un po' di luce. Allora, qua ci sono gli appendiabiti, poi il tavolo. Noi abbiamo lasciato questa candelina e la settimana enigmistica, un po' di cosine, la stufa, e poi qua c'è la credenza con dentro un po' di cose, tipo un po' di sale, zucchero, la ciobar che abbiamo mangiato ieri sera e la polenta che abbiamo lasciato, e più o meno basta. E poi, ok, qua ci sono i letti con il materasso così, e anche su di sopra che è dove abbiamo dormito, super cute. E niente, adesso torneremo giù. O no? Torniamo a casa? Dov'è che sei? Oddio. Vabbè, mi raccomando, noi abbiamo pulito un po' il bivacco e portate via le vostre immondizie. Buon. In nome di Pater, Figli, Spiritus Sanctus.